Iniziamo il nostro viaggio lungo il magico antico cammino di Santiago. Per secoli i viaggiatori hanno percorso questo itinerario in cerca di pace, natura, spiritualità o storia, ma qui si cela anche una sorprendente strada del vino. Partiamo dal Bierzo in Castiglia e León per poi dirigerci verso Ribera Sacra e Rías Baixas per scoprire tre delle otto varietà di vino che accompagnano i circa 800 km del pellegrinaggio. Nel Medioevo furono i monasteri a tenere in vita la tradizione vinicola introdotta dai Romani. Alcune delle varietà dei processi di vinificazione hanno probabilmente avuto origine dal lavoro di monaci e pellegrini. Nella regione del Bierzo incontriamo Raúl Pérez, uno degli enologi più rinomati al mondo, che ha un legame talmente forte con il cammino da aver dato come nome al suo primo vino il saluto dei pellegrini, Ultreia. Andiamo! Non avevo niente quando ho cominciato il mio progetto. Ogni giorno era un nuovo giorno, un avanzamento. Mi ricordava i pellegrini che camminano e che lottano per andare avanti. Questa visione del cammino mi ha aiutato molto. Ultreia rappresenta questa forza di volontà, l'incoraggiamento di cui spesso abbiamo bisogno per andare avanti. Raúl lavora in armonia con l'ambiente, lasciando fare la natura. La sua priorità è interferire il meno possibile nella crescita delle sue uve, per poi trasformarle in vini eccellenti, ma soprattutto innovativi. A me mi appassiona essere originale. Amo essere originale, poter avere un'interpretazione del vino tutta mia mi appassiona molto, moltissimo, perché riflette tutta la mia energia. Un'energia che paga. Raúl Pérez vanta oltre 200 vini inclusi nella prestigiosa guida Robert Parker Wine Advocate. A quattro giorni di cammino dal Bierzo raggiungiamo le imponenti terrazze sulle pendici della Ribera Sacra. Andiamo ad assistere alla vendemmia in alcuni dei più insidiosi vigneti del mondo. Questa è una vendemmia eroica, ogni lotto di terra porta una qualità diversa al vino. Non è solo questione di tecnica, ma di comunione con il territorio. La viticoltura qui richiede un coraggio incrollabile e un radicato senso della tradizione, come quello di Pedro Manuel Rodriguez, discendente di viticoltori, ne ha riscoperto gli antichi metodi. Qui stiamo facendo il vino in maniera tradizionale, con il grappolo intero. I suoi vini macerano con i raspi, fermentano con lieviti selvatici. Ma soprattutto non può mancare la tradizionale pigiatura dell'uva direttamente nel barile. Ghimaro significa ribelle in galiziano, è un soprannome di famiglia, ma potrebbe anche descrivere una generazione di viticoltori spagnoli che ha deciso di fare le cose in modo diverso. Produciamo più o meno tutti i vini un po' diversi da quello che si faceva prima in Spagna. Cerchiamo vini più freschi, più gentili, più facili da bere. E siamo più rispettosi del territorio e delle varietà che si producono. La maggior parte dei rossi qui, come al Bierzo, è prodotta con l'uva mensia, ma altre varietà locali, come Merensao o Suson, sono state reintrodotte per produrre vini freschi ed espressivi. Nelle Rías Baixas, a dominare il paesaggio è la varietà Albariño. Qui le viti sono coltivate a pergola. Vicky Mareche ci mostra i grappoli pronti per la vendemmia. È piccolo, dorato, molto compatto, con molti semi, buccia spessa e al punto di maturazione. È perfetto, in ottime condizioni. Questa azienda vinicola si trova in un maniero del XVI secolo che i genitori di Vicky acquistarono negli anni 70. Sua madre fondò la cantina e promosse la denominazione Rías Baixas 30 anni fa. Albariño è la perla di questa terra. Questa varietà è un gioiello, ha il giusto equilibrio tra la gradazione alcolica e l'acidità che ci permette di produrre tantissime tipologie di vino diverse, al 100% con una sola varietà, e questo è difficile da trovare. E migliorandola finirà per diventare una delle migliori varietà bianche al mondo. E chi ha detto che il vino bianco deve essere sempre giovane? Questa cantina ha mostrato al mondo che l'Albariño si adatta anche al passare del tempo. Sí, ahora igual se va, espera, ¿eh?